Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, nuovo episodio della nostra partita con la Persia in Europa Universalis 4. E nello scorso episodio abbiamo finalmente dichiarato guerra agli ottomani. Ora abbiamo preparato tutto, potevamo dichiararla prima, ma c'è stato corto un country che mi ha fermato un attimino. Ma intanto ci siamo espansi di brutto in India. Abbiamo davvero un sacco di terra lì e siamo pronti a fare le nostre trade companies. Quindi adesso andiamo avanti e soprattutto indovinate un po' di chi erano i pirati? Erano ottomani, quindi adesso prendiamo le nostre bellissime navi da guerra, ce le mandiamo lì e vediamo un po'. Prima di iniziare a registrare ho deciso di rollare un po' di generali, ma è venuto fuori una schifezza. Cioè in realtà pensavo che stavo registrando, che stessi registrando, ma non era vero. Quindi vabbè, comunque sono venute fuori queste robe qua. Tu vai lì, tu ti metti qua, tu ti metti qui con questo, tu con questo vai qui e tu vai qua. Lavoriamo un attimo su questo punto, sperando che gli ottomani menino tanto loro, così poi prendiamo, facciamo Sinop Costantinopoli. Tanto Andalusia è dentro, anche il Commonwealth, abbiamo più uomini noi, la guerra comunque non è piccola. Catturate 0 navi. Potremmo distruggergli queste navi adesso. Facciamo una bella cosa, venite qua. L'Ungheria ha dato i condottieri al Commonwealth. Andiamo verso il legalismo? Ma direi di sì. Allora facciamo una cosa. Diciamo al Commonwealth che si deve occupare di questa zona. Perfetto. Mentre tu ti devi occupare di questa. Va bene. Tu controlli i ribelli, tu controlli i ribelli, quindi ci siamo. Vedo che non funziona la faccenda, vai di qua per favore. Faremo manualmente. Difensore della fede sunnita? Vabbè, allora mi costringi. No, sono già difensore io della fede sciita, quindi niente. Vedi questo? Allora. Fai 1, 2, perché qua tanto c'è il forte, te ne puoi andare. E qua in teoria c'è il forte di fianco, quindi fai così e poi torni qua. Ok, dai che stanno già cadendo in maniera imbarazzante. Possiamo andare su. Tornano indietro. Ok, il Commonwealth fa. Comunque, tanti si lamentano che li hai, ma invece guardate, fa quello che gli dico io, è una cosa pazzesca. Va bene, attenzione che stiamo andando in territori decisamente ostili. Ah! Com'è che hai dovuto rilasciare il Papa State e Firenze? Ma un po' che roba. Io vado avanti con questi. Tre di assedio, facciamo cadere tutti i forti. Bene. Voglio un lavoro pulito, come si dice.
Qua la situazione è ancora positiva, quindi a posto. Finora non ci sono state battaglie. Qua c'è un forte, ma loro scendono perché sono gli ottomani. Via da qui. Allora, diciamo a questi. Se non vengono estinti da questa battaglia. Di spostarsi, avrei dovuto dirglielo prima. No, dovrebbero riuscire a scappare. Perfetto. Allora, che giro. Purtroppo non abbiamo. Mi. Quanto manpower mi fai perdere? Meno male posso permettermelo, mamma mia. Ovviamente non abbiamo il vantaggio navale, quindi può essere che da Costantinopoli dobbiamo fare il giro nord, eh. Tanto però, qua stiamo vincendo. Ancora qua va bene. Ne ho capito. No, poi non c'è l'opzione convertitore automatico o cose di questo tipo. Ma vai sopra che voglio finirlo velocemente. Dagli cannoni. Che vediamo di far esplodere queste navi. Tanto non abbiamo controllato che pace posso fare. Ok, questo è il 51%, allora voglio tutto il nodo di Costantinopoli. Tutto fino qua. Anche questo è un centro del trade. Poi vorrei eliminare questa cosa. Se no, vabbè, questo per ora facciamo così. Questo è un forte. Dai, va bene, in questo modo posso andare avanti e indietro dappertutto. Qua si passa, qua si passa. Questa è la pace che andremo a fare, che è il 90% di overextension, quindi perfetto. Non si incazza praticamente nessuno. Quindi già tutto deciso. Ma le mie navi pesanti che fine hanno fatto? Vedere che l'ho persa? Sì, le ho perse. Vabbè, pazienza. Erano quasi inutili. No. Cioè, sei arrivato tu da fino qua. Ci posso credere.
aspettiamo. Questo è un po' rischioso per ora. Ok, adesso non è più, mettiti lì. Corri su Costantinopoli. Finché non bloccano, passa. Quella nave. Te che riusciamo ad arrivare su Costantinopoli. Ok, le abbiamo distrutte. Ora una torna a fare protettorato nel Golfo di Aden. E diventa una flotta da 60 navi. Grazie. Finora non abbiamo ancora combattuto, eh. Però io ho già preso un sacco di forti e tutti quelli che mi interessavano. Che sta combattendo finora solo il Commonwealth. E li sta stracciando da solo, eh. Tutte vittorie tranne quella là. Dalian, Persian, Particularist, no, questi sono da fermare. Persian Particularist. Dov'è che siete? Allora, Quarapak. Vabbè, tanto riusciamo. Insomma, anche se vi ribellate non è un problema, però è una rottura di valle. Ah, Costantinopoli è caduta. Bene, allora. Possiamo cadere anche i Cell. No, ma non c'è paragone. Cioè, pensavo che fosse una guerra molto più difficile, ragazzi. È una cavolata. Diplomatic and execution cost. Ma che cacchio! Dai, proprio adesso. Facciamogli vedere la superiorità della fede sciita. Misticismo. Ulema. Wow, quanti soldi. L'influenza dell'ulema è un po' altina, però, eh. Loyalty 50, però perdono finalmente influenza. Allora, vai a far fuori questi. E poi vai qua. Mettiamo questi qua così. Purtroppo il fatto che non puoi avere più armate con quello scopo è un disastro. Ok, guardate come li abbiamo asfaltati. Ma perché mi fai vedere lui e non me? Avevo molta più disciplina di certo dei polacchi. Sinope è caduta. Questo punto è il caso anche di invadere l'Africa. Possiamo dire ai vassalli di essere tutti quanti offensive. Ragazzi, ma li stanno proprio cacciando via. C'è già stato il declino dei giannizzeri? Perché, cioè, fanno proprio schifo.
Dove vai tu? Dove vai fuori quelli? No! Cavolo, era giovanissimo il nostro re. Ed era molto forte. Questo qua non fa schifo, ma non è neanche il top. E mi devo tenere sto coso. Finita la guerra lo ammazziamo. Che sfortuna. Che sfortuna. No, vabbè, 16.000 cannoni così. Troppo semplice. Damietta, aumentiamo l'armata. Race we sell. National tax. C'è un forte qua che non mi fa. Hey, sell. No, è belli. Gli ottomani hanno mandato la loro flotta da guerra, eh? Beh, sapevo di non aver speranze sul mare, ma non pensavo facessero il giro. Vediamo un po' chi arriva alla festa. Ah. Ma no, rimane lì ai sale e basta. Ma perché? Dove stai andando? No. Rimani di qua. Niente, devo mandarli io manualmente, ragazzi. Non riusciamo a farli ragionare come vogliamo noi. Magari riusciamo a fare sta qua, però. Tutti dentro. Ok. Beh, non possiamo perdere neanche una battaglia, sostanzialmente, ho capito. È un modo di giocare molto diverso da come gioco di solito. Influenza. Influenza spread from non-quarantine provinces to the adjacent. Siamo già all'85%. Li abbiamo proprio massacrati. Questo può salire ancora. Mamma mia. Cioè, se fossi la Russia attaccherei adesso. Questi sono tanti, però.
Ma che giro è? Fai così, scusa. L'85%. Dai, che vogliamo il record, niente record. Beh, questa l'ha persa, caro Leone, hai capito come si fa? Cioè, andiamo in giro a fare stack wipe con questo esercitino. Presi? Cacchio, sono veloci. Io la marcia forzata, adesso mi inseguo. No, sto sprecando punti, basta. Andiamo alle nord. Comunque bravissimi le AI a evitarti, eh. Tante truppe messe insieme. Ciao, pace? Ragazzi, è stata una cosa semplicissima. Super, super easy. Too much. Easy. Wow. Davvero troppo semplice. Forse possiamo togliere qualche policy. Comunque era partito il timer. Sì. Possiamo togliere qualche policy, forse. Queste le possiamo togliere nel 52. Allora, ragioniamo un momento. Io sono overesteso del 90. Potrei dare, giusto per dare qualche speranza di vita a sto tizio, Aleppo, a lui. Ma non ne vedo la necessità, francamente. Ti daremo qualche territorio in questa zona per le prossime guerre. Per ora, stai zitto e basta. Ok, poi qua, Turkish. Tu, non c'è ancora Turkish. Non ne posso avere altre, quindi abbandoneremo questa. Sì, decisamente. Cioè, facciamolo subito. Vediamo se qua si sono incazzati ora. Sì. Vai lì. Ok, tu stai qua. Ah, alla fine non gli ho preso questo. Questo è stato un errore. Vabbè, pazienza. Ho preso quello che volevo da sta parte. Ah, giustamente, mi stavo dimenticando che c'è un intruso nella mia corte. Oddio, 5-4-1 e 10. Dai, va bene. Teniamoci questo. Teniamoci questo. Te mi hai rotto le balle. E adesso, visto che ti ho speso un sacco di punti, fai pure embargo dei Ming. Oh. Tu vai a Sinop, tu vai ad Aleppo, tu vai qui. Excellent, two production in Samarkand. Dicembre. Boh, non ha più molto senso. Devastation, non me ne frega assolutamente niente. Cioè, è importante, ma non, è troppo micro, non lo farò. Quindi, autonomy change cooldown. Dai che salutiamo pure Rashid. Great! Bene.
Molto bene. Benissimo, direi anche. Tu stai qua dove non dovresti subire troppo danno. Possiamo reclutare un altro esercito. Siamo perfetti. Oh, non sei più il difensore della fede sunnita. Non mi dispiace. Guerra con Andalusia. Passa e passa. Ma l'Andalusia ha rotto l'alleanza. Tripoli e Tlemcen. Forse peggio. Conversioni, 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 conversioni. Rivolta qua. Io avevo un esercito. Dove è finito? Qui. Ulema fra un po' diventano contenti, ma possiamo già fare questo giretto, visto che ci saranno i punti. Allora, sono molto felici, quindi ci pagheranno. Diamogli dei territori. Avete già dei territori, ve ne darò altri. Però è un evento più unico che raro, ve lo dico. 41, quindi posso prendere un ministro. 56, posso prendere anche un ammiraglio, ma poi mi costa. Però l'ammiraglio sarebbe perfetto. L'ammiraglio sarebbe perfetto, poi se fa schifo lo mandiamo via. Centocinquanta punti. A posto, ammiraglio. Bello di manovra. Andiamo via questo. Però due di assedio. Andiamo via l'ammiraglio. Poi, intanto il ministro. È questo che costa la metà. Poi emiri, minchino. Questo vi porterebbe un po' troppo in alto. Cacchio, quante robe vi devo dare? Avete già il 4% in più. Vi devo dare un sacco per arrivare lì. No, però se prendo il generale e poi vi tolgo i territori, il problema non si pone, giusto? Perfetto. A posto. Ora vediamo ancora che generale è arrivato. Beh, questo non è male. È meglio di questo. Perché questo qua non ha siege, ma forse era meglio tenere quello là al posto di questo qui che manovra. Sì, ho sbagliato di sicuro. Va bene, quindi due sono andate, tocca la terza. Minchino. Prendo un ministro. Facciamo una donazione? No, perché tanto vi devo dare dei territori. Lì direi proprio di no. Questo con le vacche. Settantatré, 75, 59, 36. E va bene così. Poi vi toglierò questi quando potrò.
Dai che finiamo l'episodio. Solo un episodio durato la guerra. Pensavo fosse davvero molto più complicata. Qua torna 60. Finiamo con l'annessione di Rashid. Un leader militare ci ha lasciato, capito? Fa tutta sta fatica e poi i leader militari mi lasciano. Vai qua. Questa non me l'aspettavo. Allora. Ma davvero, dai, adesso sono con tre leader militari. Allora, uno dato lì. E di qua. Dove qui? No, per fortuna un sacco di morale li ammazziamo, ma sti ribelli non sono pochi, eh. Ok, dice il forte. Quindi possiamo tornare in India. Anzi, mettiti qua. E integrazione di Rashid. Vai col paese. E Persi è scritto grosso. Dai, ci salutiamo qua, ragazzi. Posso tradire Caracoglio, ormai non mi serve più. Quindi attacchiamo Medina. Caracoglio e Mamelux. Ah, che bello. Mamelux che non hanno più la tregua. Quindi possiamo attaccare Medina e di conseguenza Mamelucchi, Caracoglielo. Sì, dai, funziona tutto. Funziona tutto. Qua ci sono un po' troppi forti, forse. Adesso vediamo di sistemare anche questa cosa, ma tanto guadagniamo un bel po'. Qua abbiamo il 74% del potere. Il potere! Dobbiamo eliminare questo. E poi Kilva ci ruba un po' di ducati, ma più che altro quello che ce li sta rubando è questo tizio qui. Quindi ora magari facciamo una guerra in Africa. E a sto punto iniziamo a rotazione, facciamo Africa qui, Africa qua, Ottomani, Russia, India e via dicendo. Ci dobbiamo preparare la guerra contro i Ming. E dobbiamo preparare una bella guerra contro la Russia. Adesso questi qua sono in grado di sicuro di dargli un bel problema. Noi possiamo conquistare tutta sta parte però, perché voglio il nome scritto ancora più grosso. Però dai, prima guerra che faremo sarà Medina, Mamelucchi, Caracoglio, in cui finalmente i miei permanent claim avranno un senso. E ci avviciniamo sempre più, di più da quella parte. A questo punto qua, fra poco, possiamo spostare la capitale, il che significa creare finalmente anche le trade companies. Adesso ne possiamo fare 1, 2, 3. 3 trade companies possiamo fare. Questa ha dei territori che ho messo come territori completi, questi tre. Il Kalat, però all'inizio non avevamo territori, abbiamo dovuto farlo. Questi invece non saranno mai dentro una trade companies, quindi non abbiamo perso proprio niente facendo così. Questi sono territori che vado a completare conquistando i territori suoi. Ma soprattutto ci saranno tutti questi qua ricchissimi da questa parte e andremo ad aggiungere la cultura turca a quelle accettate, e ora vediamo se metterci dentro anche quella beduina e altre. Non penso, perché già c'è dentro questa. Quella siriana ha dei core interessanti, Damasco 20, ma non penso che in totale si arrivi a dei numeri interi interessanti. Di sicuro quella turca invece ne ha tanti. Quindi dai, ci salutiamo qua, ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti!